L'occasione di oggi è un'altra tappa di questa mostra fotografica che riprende i più bei parchi italiani. È una mostra fotografica arrivata al terzo anno, col patronato l'alto patronato del Presidente della Repubblica, tutti i parchi italiani, ed è fatta però da dilettanti, a volte anche professionisti, che inviano queste foto. C'è una giuria molto qualificata a livello nazionale che le seleziona e il vincitore della foto ha ogni anno come premio una maxi affissione in una grande piazza di Roma. Quindi nei giorni della Festa della Terra, che è il Earth Day, che è il 22 aprile, noi facciamo una maxi affissione. Il primo anno è stata Piazza Navona, il secondo anno è nei 3 giorni qualche realtà che ha queste grandi maxi affissioni, ci mette a disposizione l'impianto per far vedere le bellezze della Terra invece che i prodotti da commercializzare. Quest'anno il premio è stato con una maxi affissione in Piazza Montecitorio. E poi c'è la mostra fotografica che insieme agli amici di NH Hotel stiamo facendo girare nei vari NH d'Italia. Oggi è il turno di Torino, quindi l'inauguriamo e starà qua per circa un mese e sarà l'occasione anche di fare alcuni eventi, alcuni incontri in questa location, tra l'altro molto bella. E io ho collocato questa inaugurazione in occasione dell'evento di Terra Madre, perché poiché la mostra si chiama Obiettivo Terra. Noi facciamo tra l'altro come fondazione una trasmissione che si chiama Madre Terra su Europa 7 e l'iniziativa è legata quindi alla Terra, credo che questo riguardi un po' tutti. Quindi mettere insieme la grande attività che Carlo ha fatto inventando non solo Slow Food, ma questa cultura di recuperare l'attenzione alla Terra da parte dei popoli del mondo. Tra l'altro ringrazio molto gli amici di Confartigianato perché hanno aderito a un appello che la Fondazione Univerde ha fatto per un'iniziativa, quella degli orti in Africa, che è una bellissima iniziativa, noi abbiamo adottato anche uno come fondazione, ma siamo poveri, quindi non potevamo adottarne tanti. Adesso abbiamo chiesto a Confartigianato quella di Pistoia ha iniziato ad adottarne un altro, speriamo che altri aderiscano, perché l'idea è che dobbiamo mettere insieme il mondo della wilderness, cioè la terra non coltivata, perché noi quando vediamo questi parchi in molti casi sono anche zone bellissime e Madre Terra va rispettata anche quando non coltiviamo, non è che dobbiamo tagliare tutto e coltivare dappertutto. Poi però in molte parti c'è il contributo che gli umani hanno dato, io da ex ministro dell'agricoltura quando iniziamo a collaborare con Carlo erano 12 anni fa. Io penso che però dobbiamo ricordare che in Italia anche nei parchi molte volte ci sono, il Parco delle Cinque Terre è un esempio, terre che hanno assunto questa grande caratteristica paesaggistica grazie all'attività dell'uomo. La madre, il salone, aprirà i battenti questa sera alle 6:30, quindi questa anteprima non solo in omaggio al lavoro che è stato fatto di valorizzare l'ambiente naturale, i parchi, ma proprio per il legame forte che c'è tra il mondo della natura, della nostra terra e il mondo contadino. Molti vedono che in questo nostro paese ogni volta che piove arrivano frane, smottamenti, il disastro delle Cinque Terre sotto i nostri occhi e pochi riflettono che questo avviene perché stiamo perdendo i presidi sui territori, i presidi dei contadini. Nelle mie Langhe si diceva, quando pioveva, che i contadini portavano l'acqua a spasso, perché facendo dei rigagnoli impedivano all'acqua di confluire in velocità dentro i rivi e dentro i fossi e allagare villaggi e città e favorire frane. Ecco, Terra Madre vuole riportare al centro di queste nostre sensibilità la difesa della terra, la difesa del patrimonio ambientale, la difesa delle comunità rurali. E avendo una visione sul mondo, la questione della terra, della accessibilità della terra, è una questione che in questo momento è gravissima nella vicina Africa, perché questa vergogna del land grabbing, vale a dire la presa di possesso di milioni di ettari, già 80 milioni di ettari in Africa sono stati acquistati e le comunità di pescatori, di
di contadini, di pastori, sono estromesse dai terreni che per tradizione coltivavano con le loro tribù, con le loro etnie. Ecco, questa è una forma di neocolonialismo, se posso dire, più violenta di quella del neocolonialismo classico. Terra Madre parlerà anche di questo. E non c'è dubbio che le riserve ambientali mettono le mani avanti rispetto all'ingordigia di chi vuole cementificare in ogni dove, non solo questo nostro paese, ma tutto il mondo. Se continuiamo con questo tasso di cementificazione in Italia, sarà ben difficile garantire la sovranità alimentare per noi italiani. E la sovranità alimentare oggi non è solo una cosa che riguarda il sud del mondo, ma anche il nord del mondo. Agricoltura locale, mantenimento delle tradizioni non deve solo essere un belletto per elogiare il Made in Italy, ma deve essere la pratica, la buona pratica per difendere questi territori. E quindi siamo molto felici di essere qui, di che qui questa anteprima, in questo bel posto che tra l'altro ospiterà anche due cene del Salone del Gusto di Terra Madre, e chissà che questa potente rete alberghiera non possa divenire un giorno un esempio di sostenibilità ambientale, perché il turismo o si governa e si indirizza verso il rispetto dell'ambiente, o altrimenti può essere una grave iattura. Quindi chi è demandato all'ospitalità ne faccia buon uso e abbia la capacità di mettere dinanzi a tutto il rispetto per l'ambiente, perché è l'unica forma per garantire la giustizia intergenerazionale.